Ad accento su Domenico Messinese, sindaco di Gela. Buonasera, sindaco. Buonasera a lei, grazie per avermi saputo qui a trovarmi. Grazie a lei invece per la disponibilità. Come sta? Ho avuto giorni migliori, ma non voglio lamentarmi. Dopo 6 mesi di governo di una città di difficile gestione come Gela, quali sono i primi risultati? Si cominciano a vedere i primi risultati in modo molto forse lieve, anche perché per poter avere dei risultati che contano bisogna costruirli su fondamenta solide. Se vogliamo fare una capanna, uno lo può fare in 2 giorni, se vuole costruire una fortezza, bisogna partire dalle fondamenta. E devo dire che, andando in questo, è stato un periodo sicuramente di transazione dove bisogna gestire sia l'ordinario sia buttare le basi per le cose che noi vogliamo realizzare su Gela. Dico molto positivo perché in ogni caso da una situazione iniziale abbastanza confusa, sia perché giustamente non avendo mai operato all'interno della pubblica amministrazione molte cose erano nuove, sia perché oggettivamente erano tutta una serie di situazioni un pochettino difficile da gestire, cioè l'amministrazione era formata con parti stagne estremamente isolata. Diciamo, finalmente stiamo incominciando a liberare la macchina amministrativa, che è lo strumento principe per poter governare una città come Gela. Quindi il primo intervento, credo più importante, è stato proprio le azioni che stiamo facendo sulla macchina amministrativa, sulla riorganizzazione dei settori, sulla rotazione dei dirigenti, e questo ci consentirà di poter operare in modo più attivo, cominciando a fare quello che sempre è mancato, la programmazione. Noi all'interno dell'amministrazione abbiamo trovato settori che in realtà non avevano una loro collocazione, come la programmazione economica, come il SUEL, il SUAP all'edilizia con una gestione ultimamente abbastanza non lineare. Quindi vi erano una serie di funzioni importanti dell'amministrazione che avevano bisogno di avere una ricollocazione e ridargli una loro importanza. E poi devo dire anche e soprattutto un approccio diverso, credo, della politica con la macchina amministrativa. Noi vogliamo che si ritorni ad avere una scissione netta tra l'amministrazione da parte politica e la parte amministrativa del comune, che deve poter gestire le attività normali in totale autonomia. Non dovrò essere io che, come parte politica, di ricordare che bisogna fare la manutenzione alle scuole programmate, la pulizia prima dell'apertura, la mensa scolastica ogni anno. Queste cose sono cose, servizi normali che devono entrare nella normale gestione. Come una delle cose che forse mi è stata molto criticata, ma che in realtà ho dovuto ritenere che essere fondamentale, è quello anche di trasmettere in un modo diverso, di interfacciarsi delle persone della città con l'amministrazione. Intendo dire che qualcuno mi accusa che io non voglio ascoltare a nessuno. Sì, è una critica che Sì, spesso. ma io le faccio un'analisi rapidissima. Il primo mese circa del mio mandato sono rimasto dentro questa stanza ad ascoltare moltissimi cittadini, i quali praticamente si recavano a trovare l'amministrazione, no, l'amministrazione, il sindaco, con file chilometriche davanti alla saletta di aspetto per venire a parlare di situazioni che il sindaco non può gestire, non deve gestire, che deve gestire in modo lineare gli uffici. Cioè, in questa città il riferimento di tutto, il front office del comune era il sindaco. Ma se io mi candidavo per fare l'ufficio relazioni con il pubblico, allora in quel caso mi sarei fatto impiegare. Perché lo dico questo? Perché molti di questi incontri in realtà poi venivano rimandati ai vari uffici che poi dovevano passare ai
rispettivi dirigenti se avevano dei problemi all'assessore e poi giustamente arrivare al sindaco come ultima sintesi di verifica di controllo di responsabilità. Quindi ho fatto una cosa molto semplice, ho chiesto chi è che mi deve parlare cortesemente, mettiamo la motivazione. Bene, la quasi totalità delle richieste che sono arrivate erano motivi personali, oppure perché la voglio incontrare. Ora, io non per dare importanza o meno a poter parlare con le persone, anzi, io quando esco di qua tranquillamente passeggio in piazza, perché tranquillamente parlo con le persone, tranquillamente chi è che mi vuol dire qualcosa non lo sto ad ascoltare, gli dico anche le battutine su alcune cose che sono abbastanza palesi, non di immediata risoluzione. Però finalmente le persone, se hanno bisogno di avere sostituita la lampadina sotto casa, non vengono più dal sindaco, ma se ne vanno all'ufficio relazione con il pubblico. E se vi è un ritardo, vanno all'ufficio manutenzione. Stiamo dando finalmente ai cittadini una cosa importantissima, quello di chiedere i propri diritti. Molte persone che mi fermano per strada, che mi dicono: ah, io avevo parlato, gli chiedevo scusa. Mi sai dire quando? Me lo dimostri? Ma io l'ho detto a voce. Bene. Fai una domanda, portala al protocollo, portala all'ufficio che lo deve evadere, in modo tale che ottieni due cose. Arriva direttamente a chi è che lo deve poter fare e secondo luogo è un documento che ti dice quando l'hai chiesto. Fra 6 mesi, se realmente ancora non è stato espletato, vi è un documento che te lo certifica. Fino adesso molte volte invece le persone andavano dal sindaco per chiedere dei diritti come se fossero dei favori. Io non devo farne favori e i diritti devono essere garantiti a prescindere dal ruolo. Quindi chi è che vuole venire a parlare con il sindaco? Preferisco sempre farlo davanti a una tazzina di caffè oppure lungo il corso principale, però se giustamente vi sono invece dei progetti che hanno una loro dimensione sociale non individuale che dovesse gestire di ai singoli uffici, allora in quel caso è giusto, basta fare la comunicazione dicendo quello che bisogna fare, ma non per fare delle distinzioni, perché purtroppo il sindaco è uno solo e io se dovessi de dedicare 5 minuti per ogni cittadino di Gela avrei bisogno di 3 mandati e qualcuno me lo lascia, non avrei avuto il modo di parlarci. Questo è il lavoro svolto per quanto riguarda la macchina amministrativa, quindi all'interno del palazzo vero e proprio. I cittadini invece cosa hanno visto fuori dal comune? Poi dal comune intanto hanno visto ritornare il mercato dentro la città, che oltre a dare una risposta a una domanda, a una richiesta legittima sia dei cittadini che degli operatori, a far risparmiare oltre 200.000 euro all'anno all'amministrazione comunale. E questo è già il primo risparmio. Ma inoltre abbiamo anche fatto un'altra serie di interventi che ti potranno ricadere sempre nella gestione, come cambiare l'approccio dei processi della parte legale, andando a risparmiare più di 1 milione di euro l'anno per quanto riguarda proprio i compensi degli avvocati. Poi abbiamo recuperato tutta una serie di progetti che erano considerati ormai revocati. C'era una lettera ufficiale alla Regione che aveva revocato tutta una serie di finanziamenti. E noi invece, in modo testardo, perché noi siamo convinti che bisogna dare delle infrastrutture a questa città, siamo andati a riprenderli. Siamo andati a riprendere il centro di aggregazione che si è realizzato, perché già ormai è stato completato in Contrada Marchitello. Siamo andati a recuperare l'intervento della chiesetta di San Giovanni, un altro bel intervento, finalmente si è creata all'interno del centro storico una sala che può essere utilizzata per convegni. Abbiamo recuperato l'intervento del Palazzo Guttilla, dove praticamente c'è un intervento di restauro che va a tutelare anche il palazzo stesso e dove
C'è la sede dell'antiracket con il FAI, ma gli altri due piani li andremo a utilizzare per fare un museo di arte moderna. Abbiamo recuperato i finanziamenti per fare una struttura sportiva polifunzionale vicino Fondo Iozza. Parliamo del Palapuglisi. Abbiamo recuperato le somme del progetto Engelas per la difesa delle violenze di genere. Abbiamo recuperato un bel po' di risorse, ma non solo con il comune, ma anche con il GAC, andando finalmente a trovare finanziamenti per fare dei box per poter consentire ai pescatori di poter avere un deposito all'interno dell'aeroportuale. E queste sono le prime cose che già si sono concretizzate, che praticamente a giorni sono tutti i lavori partiti e che praticamente in realtà stanno già per essere consegnati quasi tutti, perché abbiamo fatto veramente le cose. Devo ringraziare sia le ditte che hanno accettato la sfida di fare questi interventi in modo molto rapido, sia il RUP, che è il direttore dei cantieri, che sono stati effettivamente molto solerti, quindi devo dire un plauso. Non abbiamo recuperato uno, ma diciamo che la gran parte, diciamo 8 progetti su 9 praticamente l'abbiamo recuperato, e questo è già per noi un grande soddisfazione. Ma stiamo lavorando anche per dare delle risposte a più, diciamo, nell'immediato. Per esempio, il porto è una di quelle cose che stiamo attenzionando notevolmente. Abbiamo fatto una serie di tavoli, una serie di tavoli che non si limitava a dire ci abbiamo il porto insabbiato, ma a dire qual era, entrare nel merito, nelle soluzioni. Abbiamo coinvolto il Genio Civile, abbiamo coinvolto la Protezione Civile, abbiamo coinvolto la Regione, abbiamo fatto fare un progetto che dia non soltanto un ristoro immediato, ma che dia una fruibilità di questo piccolo porto che noi abbiamo negli anni, e di andare a fare delle correzioni che ne garantiscono una maggiore così, salvaguardia, per evitare che si possa ridurre l'indebitamento, andando a rimuovere delle barriere frangipunto che sono all'esterno, che creano problemi. Quindi i lavori, questi sono quelli che abbiamo potuto fare nell'immediato. Ma la cosa più importante è che stiamo anche, sempre ritornando al discorso della macchina amministrativa, stiamo andando finalmente a fare due cose fondamentali. Una, abbiamo fatto un concorso per dei progetti per Gela. Questo ci consentirà di fare un parco progetti che possa essere immediatamente utilizzati, che sia di supporto a cosa? Alla richiesta di fondi europei. Arrivano fondi europei praticamente quasi nell'immediato, dove bisogna partecipare rapidamente, e molte volte non si partecipa perché non ci sono i progetti. Quindi questo significa alimentare questo fondo di finanziamento. E poi abbiamo fatto anche altre cose, come per esempio i 42 milioni di euro che erano stati destinati per la pubblica illuminazione, che sono stati revocati per poter fare una gestione, diciamo, diversa, più oculata, anche perché ci siamo accorti che c'è un'altra serie di problemi, come per esempio il fatto che ci sono delle anomalie notevoli, con dei pagamenti notevoli da parte dell'amministrazione sulle bollette elettriche, che avevano compiuto anche questo tipo di bando, oppure tutti una serie di azioni legali di soldi che noi dovevamo pagare. Parliamo di milioni e milioni di lire, che in molti casi ci siamo accorti il comune non si era opposto, e quindi praticamente veniva condannato, e dove dove è stato possibile ci stiamo opponendo. Da poco posso dire che abbiamo recuperato 4 milioni di euro che l'Agenzia delle Entrate ci contestava in modo irregolare. Noi ci siamo opposti, l'abbiamo fatto vedere che avevamo ragione, sono 4 milioni di euro che abbiamo evitato di sborsare. Quindi diciamo che c'è stato già tutto questo grande lavoro, che, ritorno a ripetere, è del recupero di quello che era possibile e di preparazione all'immediato. Per il futuro stiamo cominciando a pianificare. Fra le altre cose, partiranno i nuovi assi di finanziamento europei. E la nostra intenzione è poter attingere a tutto quello che è possibile. L'abbiamo fatto con quelle poche cose che erano rimaste in sospeso, che in teoria erano state già perse,
Quindi abbiamo tutte le buone intenzioni invece di poter dare delle risposte in questo modo. Fra le altre cose abbiamo anche risposto a una provocazione, anzi a una richiesta da parte del presidente della regione siciliana, dove per il piano per il sud, considerando che c'è Gela e Termini Imerese, che sono aree di crisi complessa, ci ha chiesto se avevamo dei progetti per migliorare la nostra città. Li avevate? Noi abbiamo presentato 135 progetti, 1 miliardo e 60 milioni di investimento, dove praticamente è suddiviso per le varie tematiche, dopo la parte infrastrutturale, direttamente per quanto riguarda viaria, servizi, rete fognaria, tutte ben definite. Lo spostamento della ferrovia, l'asse autostradale Gela-Caltagirone, la circonvallazione, tutti i progetti che siamo riusciti in gran parte a recuperare anche da altri enti come ANAS, Ferrovie, o progetti che erano in house o progetti che sono stati molto velocemente abbozzati per poter avere la prima stima sia di tempi che di costo. Quindi noi l'abbiamo fatto nel giro di meno di 4 giorni. Sono stati 4 giorni molto intensi, però vedremo di questi progetti quando realmente ne verranno finanziati, perché ci sono degli interventi che credo importanti, come gli interventi sulle tre dighe che abbiamo a Gela, che darebbero immediatamente ristoro agli agricoltori, ma non solo, ma anche gli impianti di depurazione delle acque reflue a fine irriguo, che praticamente potrebbero ulteriormente dare quelle risposte a quell'agricoltura che può essere sicuramente una nuova e importante fonte di reddito per il territorio.